Allora, apriamo subito la seduta dando la parola al direttore. C'è una richiesta, sì, consigliera Pitrotti. Grazie Presidente. Prima di procedere all'appello vorrei chiedere alla Presidenza la possibilità di una capigruppo urgente prima dell'apertura della seduta di consiglio, perché chiederei anche la presenza del direttore per avere rassicurazioni circa la validità della seduta e la possibilità di aprirla. Questo è l'oggetto, diciamo. Sì, va benissimo. Grazie. Posto, grazie. Se era così, fai un messaggetto, bruciano il direttore. Allora, abbiamo discusso nella Capigruppo l'eventualità che questo consiglio di oggi fosse, corretto o meno, ammissibile o meno, in quanto il regolamento prevede che le forze politiche abbiano, diciamo, un loro numero che è scaturito dalle elezioni di presenza in consiglio, e il totale dei consiglieri deve essere 24. Quindi abbiamo assolutamente tutti quanti concordato, cioè, concordato con alcuni dubbi, perché siamo al limite effettivamente, non si capisce dal regolamento quanto è possibile e quanto non è possibile. Ma siamo tutti concordi nel dire che preferiamo assolutamente evitare la seduta di oggi, in quanto, come ho fatto notare in Capigruppo, io devo garantire la presenza di tutti i consiglieri, della rappresentanza di tutti i partiti come da elezioni. Quindi non mi sembra corretto assolutamente che oggi il Partito Democratico, in seguito alle elezioni del consigliere Steritano, debba essere con una persona in meno. Quindi c'è stato un tentativo, diciamo, di preparazione dell'atto di surroga per motivi amministrativi, non è potuto essere, diciamo, inserito in tempo nell'ordine dei lavori di oggi. Per correttezza, credo sia veramente il caso di non tenere la seduta di oggi. Quindi io questo lo voglio dire a tutti, mi sembra corretto, perché è giusto che tutte le forze politiche siano rappresentate, così come deciso dai cittadini. Tutto qui. Quindi il Consiglio verrà riconvocato in data successiva. Dico già la data? Sì. Poi verrà riconvocato domani mattina, verrà riconvocato e adesso lo sospendiamo. Non si tratta di una seconda convocazione, perché non faremo neanche l'appello, semplicemente viene spostato in modo che domani mattina io possa far inserire all'ordine dei lavori direttamente l'atto di surroga e permettere a tutti i rappresentanti del Partito Democratico di sedere tra questi scranni come giusto che sia. Quindi, certo, vorrei dare la parola anche al direttore. Sì, grazie Presidente. No, solo per dire che prendo atto la Capigruppo di un'interpretazione corretta, condivido pienamente quello che ha detto la Presidente. Siamo in un caso un po' al limite, questo sì, mi sento di dirlo, in cui l'interpretazione dell'ufficio, io ieri non c'ero per altri motivi, però insomma in qualche modo è stata un po' forzata, mi sento di dovermene assumere la responsabilità. E abbiamo trovato in una situazione che non è normata al 100%, comunque in questi casi la direzione prende atto e fornisco le mie, diciamo, scuse come ufficio, ma ho ritenuto che quello che ha detto la Presidente sia totalmente condivisibile e quindi ho sottoscritto anch'io la Capigruppo in questo senso. Grazie. Il Consiglio non si fa, oggi era prevista una seduta di commissione congiunta, quindi quella può tranquillamente esserci, non c'è nessun problema. Domani, quindi a partire, penso per le 10, giusto? In modo che si possa tenere anche la già diciamo, convocata commissione con politiche sociali, che aveva un atto in votazione. No, no, la congiunta adesso. Allora, nessuna confusione. La congiunta adesso come da calendario, adesso subito. Domani mattina, politiche sociali, il Consiglio sarà subito a seguire. L'ordinaria la conserviamo perché c'è un atto in Come primo scadenza. più punto all'ordine dei lavori, Sì, la surroga. la surroga invece sarà il primo punto all'ordine dei lavori, come giusto che sia, domani, al Consiglio delle 10. Tutto qui.